questa serata musicale che abbiamo vissuto alle Torri dell'Acqua, la soddisfazione per questi due giorni che in qualche modo suggella una collaborazione, una sinergia davvero positiva tra la Fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro e il nostro comune. Il nostro comune vorrei dire anche un qualcosa di più, perché non è solo un rapporto istituzionale tra due istituzioni, diciamo così, ma è un rapporto tra una fondazione che si occupa poi di cultura, di arte, di supporto al conservatorio, che tanta conoscenza e tanta arte produce e rilancia in tutto il territorio nazionale, ma è una relazione tra quella fondazione e tutte quelle attività, compresa l'attività, diciamo, potenziale e concreta di quegli 88 EFE che sono presenti sul territorio di Cutro e un'intera comunità, mi viene da dire, non solo col nostro comune, ma con un pezzo importante di comunità. Noi questa cosa l'abbiamo sempre messa in campo in maniera assolutamente pubblica, trasparente, accessibile, comprensibile. Abbiamo detto, abbiamo fatto una proposta alla Fondazione, la Fondazione ha accolto i temi che noi ponevamo sull'idea di agricoltura e sull'idea di collegamento tra quei terreni e il resto del territorio e quello che nel territorio si svolge attraverso il lavoro egregio che tante aziende giovani, guidate da giovani, fanno nel nostro territorio. In questo caso ne sono state coinvolte tre e poi la cooperativa sociale Victor, ringrazio il presidente che è qui con noi questa mattina. Noi abbiamo presentato pubblicamente quello che volevamo fare e in maniera pubblica e trasparente siamo andati avanti. La buona politica deve essere capace di mettere in campo azioni concrete, noi questo lo abbiamo fatto, e deve essere capace di fare delle scelte, e anche questo lo abbiamo fatto. Quando abbiamo detto no alla coltivazione dedicata alla produzione di energia, no biogas per capirci, quando abbiamo proposto, non detto, questo noi non possiamo decidere semplicemente su che cosa fanno gli agricoltori nel nostro territorio, facciamo delle proposte che come dire, rendiamo possibili dei percorsi che portino su un'altra strada. Abbiamo detto no a quel tipo di produzione, abbiamo detto sostegno alle aziende giovani che nel nostro territorio investono e occupano manodopera. Quando abbiamo detto aziende del territorio che sviluppano produzioni tipiche, questa proposta l'abbiamo fatta pubblicamente in maniera trasparente ed è stata accolta dalla Fondazione Rossini che ha accettato e condiviso questa sensibilità, questo è il dato più importante. Poi si è incrociata l'esigenza, quella di una cooperativa che qui lavora ormai da 20 anni, siamo al ventennale direi, esatto, che è la cooperativa Victor, che ci diceva troviamo un pezzettino di terra, 2, 3, 4 ettari per sviluppare un progetto per le persone meno fortunate, più in difficoltà, che hanno bisogno, che possono crescere con questo lavoro sui terreni. E abbiamo incrociato quindi una esigenza produttiva, ma manierata e con un profilo anche di radicamento territoriale e culturale, e dall'altro un'esigenza sociale di integrazione, di crescita per persone con disabilità diverse e con abilità diverse, scusate, con diciamo un passato, un percorso di vita da rafforzare e davvero da sostenere. Quindi abbiamo incrociato tutti questi elementi, credo che sia fatta un'operazione che in qualche modo tiene dentro tante cose, tanti pezzi, e credo valorizzi appieno quello che la Fondazione ha come patrimonio. Poi sarà la Fondazione a dire se questo obiettivo è stato raggiunto, realizzato o meno, però davvero crediamo che il patrimonio venga valorizzato in pieno e possa rispondere a quelle che sono anche le esigenze pesaresi, mi viene da dire, nel senso che lì c'è un conservatorio che deve essere supportato, sostenuto, e questo potrà succedere grazie alla produzione di ricchezza materiale e immateriale che si produce qui nel nostro territorio. Di questo siamo davvero orgogliosi e molto soddisfatti per questo lavoro insieme. Oggi in qualche modo lo rappresentiamo, certo, con delle parole ma anche con delle cose concrete, perché
dobbiamo pensare bene a dove metterla per valorizzarla, non tenerla a impolverarsi, ma davvero per metterla a disposizione, perché è davvero un grande valore. Mi dicevano, se è così, è davvero, ci sentiamo ancora più orgogliosi, che tutta la donazione in questo, diciamo, al completo è stata fatta soltanto alla Camera dei Deputati. Luogo che vogliamo conoscere bene, il presidente Adriano Giovanelli conosce bene, e poi c'è Budrio, insomma, quindi siamo lì, siamo a quel livello lì, giustamente, perché poi le istituzioni lavorano così, no, al di là delle battute, davvero siamo molto orgogliosi, è giusto che ci sia questa relazione, è giusto non abbandonare nessuna possibilità, nessuna opportunità per il nostro territorio, per lo sviluppo di tutti, diciamo, quegli obiettivi che ho detto prima. Il principale, credo su questo ci soffermerà un po' questa mattina, è quello della musica, dell'arte, della cultura. Senza tutte queste cose il nostro paese non sarebbe niente. Spesso ci diciamo abbiamo qui il più grande patrimonio artistico, monumentale, architettonico del mondo, non lo valorizziamo abbastanza. Noi invece con queste sinergie questa cosa la facciamo in pieno, e credo che anche con tutte le iniziative di ambito culturale, artistico che mettiamo in campo a Budrio, in collaborazione con associazioni e anche in collaborazione oggi con la Fondazione Rossini, crediamo che questi obiettivi li stiamo davvero perseguendo fortemente. Non vogliamo fare passi indietro su questo, esattamente come non vogliamo fare passi indietro su l'identità anche del nostro territorio, che è legato strettamente alla vocazione agricola, legato strettamente all'agricoltura, quindi su questo davvero credo ci sia stata un'ottima sinergia, un ottimo incrocio. Ringrazio i rappresentanti anche delle associazioni agricole e gli agricoltori che oggi hanno deciso di esserci, appunto, anche a rappresentare questa collaborazione, questa ricchezza di proposte che Budrio mette in campo nella relazione con la Fondazione Rossini. Mi fermo qui, passo la parola al Presidente della Fondazione Adriano Giovanelli, che poi illustrerà, diciamo, un po' i lavori di questa mattina. Grazie. Sì, io volevo dire solo due cose in conclusione. Poi possiamo alla parola. Sì, perfetto. No, davvero ho avuto la fortuna, diciamo, grazie all'ospitalità magnifica della Fondazione la scorsa estate, di capitare, diciamo, non casualmente, a Pesaro per Guillaume Tell, che adesso tra l'altro arriva al Teatro Comunale, una operazione straordinaria, che ovviamente ripresa in forma integrale. E ho avuto modo di vedere sia questo collegamento Fondazione ROF, cioè Rossini Opera Festival, quello che ci è stato detto adesso, cioè la produzione legata alla ricerca, che diventa, che va sul palcoscenico e diventa quella cosa grandiosa, che quelle cose grandiose che tutte le stati a Pesaro sono riuscite a produrre. Quindi davvero in questo mi congratulo, perché l'ho potuto toccare con mano, ma lo toccano con mano migliaia, e probabilmente siamo arrivati a milioni di persone dopo tutti questi festival che tutti gli anni si tengono, quindi ovviamente non è il mio parere da Budrio, ma è qualcosa di conosciuto internazionalmente. In questo mi collego, siccome un pezzo di quell'ospitalità è dovuto una persona che purtroppo non è qui oggi, ma che ha collaborato tanto con noi, non è qui nel senso che è dovuta rimanere a Pesaro, Capi Amati, che ha collaborato con noi sin dall'inizio in questa collaborazione, in questo lavoro sul protocollo, sui terreni e comunque dal punto di vista operativo. Chi